All'onorevole Gianfranco Librandi di Italia Viva, Buongiorno. ecco, vediamo Buongiorno a lì tutti. dietro di lei in sottofondo, credo che lei sia, no, all'interno della sua azienda, no, Sì, Librandi? Mi esatto. dice una cosa, scusi, Un'azienda ecco, un'azienda di... di elettronica che sta facendo anche una parziale produzione per i servizi essenziali per le filiere permesse, che sta cercando di dare quei prodotti per l'elettromedicale, per diciamo, le strutture strategiche del nostro paese. Quindi, però, la nostra azienda vuole cominciare a lavorare come tutte le altre aziende. Lanciamo un messaggio di dolore, nel senso che abbiamo visto che si perdono 100 miliardi di fatturato tutti i mesi, miliardi per la cassa integrazione, e quindi siamo molto preoccupati per il nostro futuro. Anzi, io direi che all'inizio di questa situazione avevamo avuto anche un po' più di ordine tutte le aziende italiane, perché le aziende cinesi si erano fermate. Adesso questi ordini stanno cancellandosi perché le aziende cinesi hanno ricominciato. E noi stiamo rimanendo indietro, rischiamo di ripartire in ritardo, almeno dovremmo ripartire quando ricomincia la Germania il 14 di aprile, le grandi aziende tipo la Ferrari, altrimenti ne subiremo delle Sì. conseguenze gravissime, probabilmente la disoccupazione raddoppierà. È chiaro che prima c'è la salute, però come l'effetto, diciamo, R0 viene calcolato con delle equazioni differenziali difficili da fare, dove ci sono dei dati empirici e anche ipotetici, io direi che la soluzione c'è. La soluzione è quella di lavorare, di convivere con questo virus, come ha detto Renzi, perché non si può fare diversamente. Il virus ci ha parlato, ci ha spiegato che non ci vuole sterminare, no? Non vuole uccidere i nostri giovani, sappiamo come dobbiamo fare.